Buonasera, buonasera Donda di Gina Apertura. Subito la ricostruzione post-sisma, ricostruzione non pervenuta in via Gorizia, continua l'odissea di una coppia di Sulmona, lavori fermi nella casa sgomberata, ma sentiamo tutto nel nostro servizio. Quasi 9 anni di attesa e non si muove una foglia in via Gorizia. Il cantiere è aperto, ma quando i lavori del post-sisma saranno portati a compimento non si sa. E intanto ci sono famiglie che non possono rientrare a casa, ma continuano a sostenere le spese degli immobili. Torna ad alzare la voce una coppia di Sulmona, marito e moglie, per l'abitazione di via Gorizia numero 98, intestata fino al giugno 2015 al fratello di lei, poi deceduto prematuramente. Il 15 maggio 2009 arriva un'ordinanza di sgombero per la loro casa e per altre abitazioni di via Gorizia. L'11 luglio 2013 l'ufficio sisma si fa inoltrare il quadro economico, nonché la pianificazione per l'erogazione dei fondi per la riparazione degli immobili privati danneggiati. Il 16 gennaio 2015 dal Comune di Sulmona viene chiesta la documentazione integrativa ai fini della trasmissione della pratica all'UTR di Goriano Sicoli. A giugno del 2015 muore il proprietario dell'abitazione che si era accollato le spese delle varie utenze nonostante l'ordinanza di sgombero. La palla passa ai familiari che ora alzano la voce e chiedono l'immediata apertura del cantiere. Nessuno ci dà notizie, interviene la coppia. Un'ala l'hanno lasciata a metà e l'altra non l'hanno mai cominciata. Istituzioni, ma dove siete? Si chiedono i due. Intanto noi continuiamo a pagare il mutuo senza poter usufruire del bene. Un caso che deve spingere a una riflessione. Nonostante gli sforzi per recuperare il tempo perso sulla ricostruzione, c'è ancora molto da fare. Da Casino Pantano a Rocca Casale, i carabinieri forestali multano 3 persone per l'abbandono incontrollato dei rifiuti, una multa salata. Sentiamone servizio. 3 contravvenzioni da 600 euro ciascuno per l'abbandono incontrollato dei rifiuti. E questo è il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri forestali, coordinati dal luogotenente Roberto Tirino, che hanno individuato e multato 3 persone mentre scaricavano i rifiuti in diverse zone del territorio peligno. A fianco all'attività portata avanti dalla Polizia Municipale di Sulmona lungo tutto il territorio comunale, anche i forestali dichiarano guerra agli utenti indisciplinati che gettano i rifiuti, deturpando l'ambiente. I controlli sono stati eseguiti in località Casino Pantano, Santa Lucia e lungo la statale 17 nei pressi di Rocca Casale. Le 3 persone fermate dovranno ora pagare 600 euro di contravvenzione per un totale di 1.800 euro. Ma i controlli a tappeto dei forestali proseguiranno anche nei prossimi giorni. A Sulmona finora sono state 3 le persone fermate e multate dalla polizia locale, 2 fratelli e una donna. Contro gli incivili che abbandonano i rifiuti c'è il pugno duro delle forze dell'ordine e degli amministratori comunali, ma l'operazione legalità è in atto anche per stanare gli abusivi, coloro cioè che non hanno versato la tassa dei rifiuti. Come anticipato nelle scorse settimane da Onda TG, controlli incrociati sono in corso fra i dati in possesso del Comune di Sulmona e il database fornito da Cogesa SPA. Nuovo varco ZTL in centro storico in via della Rocca, ma vanno avanti anche i controlli sul rilascio dei pass. Allora facciamo il punto nel nostro servizio. Un nuovo varco della zona a traffico limitato in via della Rocca. La determina dirigenziale sarà pubblicata sull'albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Sulmona e va ad ampliare il sistema di videosorveglianza attivo in città. Il corpo di polizia locale ha varato l'acquisto e l'installazione per circa 23.000 euro di un nuovo dispositivo per controllare gli accessi alla ZTL. I principali ingressi sono già monitorati da qualche anno e ora a essere sorvegliata sarà via della Rocca, un accesso alla ZTL lungo la circonvallazione, che essendo rimasto privo di sorveglianza elettronica utilizzato da chi senza autorizzazione vuole entrare e transitare nella zona a traffico limitato. Un'operazione che si va ad aggiungere a quelle già poste in essere in città che vedono i vigili urbani in prima linea per stanare i furbetti della strada. E notizie in effetti di qualche giorno fa l'acquisto di telefoni e tablet che permettono di ricostruire la storia del veicolo con un solo clic. Tempi duri per gli automobilisti indisciplinati.
Con l'aumento dei controlli e potenziamento dei varchi elettronici, incappare in contravvenzione è più facile del previsto, ma non finisce qui. Dopo una serie di annunci nei mesi scorsi, sembra concretizzarsi anche la verifica sui permessi per la zona a traffico limitato, che restano un problema per l'eccessivo numero in cui sono stati concessi. La stessa ASL aveva richiesto negli anni scorsi maggiori controlli da parte della Polizia Municipale sui 2.200 pass rilasciati per la zona a traffico limitato, 1.200 dei quali riservati solo ai disabili. I pass per disabili vengono rilasciati dopo apposita richiesta che viene verificata dalla Commissione dei Medici Legali della ASL, che dopo visite mediche e analisi cliniche su disabilità o deficienza motoria concedono i permessi. Sono due tipi di pass, entrambi rilasciati su apposita certificazione che consentono il passaggio durante gli orari di chiusura al traffico del centro storico, quelli permanenti e quelli temporanei, rinnovati in base alle necessità e alle certificazioni. Ma sui permessi ZTL in scadenza arriva la proroga da Palazzo San Francesco. Arriva la proroga per i pass della ZTL in scadenza. La Giunta Comunale con delibera numero 18 del 25 gennaio 2018 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2018 dei soli permessi ZTL in scadenza al 28 febbraio 2018. Si tratta di un provvedimento che abbiamo voluto adottare per agevolare il più possibile tutti coloro che hanno necessità di rinnovare il permesso ZTL in scadenza. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'amministrazione per evitare l'insorgenza di disservizi e disagi a carico dell'utenza, rispondendo contestualmente alle problematiche legate alla carenza di personale che coinvolgono gli uffici del quarto settore, coordinando tale attività con il complesso iter di riorganizzazione della macchina amministrativa già avviato, afferma l'assessore Stefano Mariani. Con la delibera dunque si dispone la durata quadriennale fino al 31 dicembre 2018 per l'autorizzazione ZTL residenti e non residenti, rilasciata con scadenza il 31 dicembre 2017 e aventi validità fino al 20 febbraio 2018. Gli utenti dovranno presentare richiesta di rinnovo entro il 28 febbraio 2019, ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di scadenza, ora fissata al 31 dicembre 2018. Termine oltre il quale il permesso è decaduto e in tale periodo permane comunque l'autorizzazione alla circolazione della ZTL nel centro storico della città. E ora la vicenda dell'ex Casa Santa dell'Annunziata. La regione batta un colpo, nuovo sollecito della presidente Katia Pugliaelli che punta il dito proprio contro il silenzio della regione, il nostro servizio. La Regione provveda celermente alla ricostituzione e nomina del CDA o mandi nelle more un commissario. E questo è un passaggio della lettera che la Presidente dell'ASP numero 2 della provincia dell'Aquila, Katia Puglielli, ha inviato ieri alla Regione Abruzzo per sollecitare la costituzione del nuovo assetto giuridico dell'ente. Dalle dimissioni di due componenti del Consiglio di amministrazione e del direttore sono passati 16 giorni. La Puglielli lamenta la scarsa attenzione da parte della Regione sulle sorti dell'ex Casa Santa dell'Annunziata, che continua a svolgere le proprie attività senza non pochi ostacoli. Dopo il venir meno del numero legale, nel CDA sono arrivati 18 migranti e sono andati avanti colloqui per l'assunzione di 7 operatori socio-assistenziali, solo per citare i provvedimenti più urgenti. Ma la Puglieri chiede di conoscere tempi e modalità sulla ricostituzione del CDA. In questo modo non si può andare avanti. È opportuno che la Regione Abruzzo acceleri i tempi e decida che cosa vuol fare dell'ex Casa Santa, interviene l'avvocato presidente. Nei giorni scorsi l'Assemblea dei portatori di interesse ha designato due nuovi nomi come consiglieri del CDA, Marcello Soccorsi e Gianni Damario. Ora la Regione dovrà mettere tutto nero su bianco e procedere anche alla nomina del Presidente, che stando alle indiscrezioni sempre più insistenti, potrebbe essere l'avvocato Armando Valeri. I criteri che hanno portato alle nomine nell'ex Casa Santa hanno spinto perfino i Dem a riunirsi ieri sera nella sede di Corso Video. I toni si sarebbero stemperati, anche se una parte del circolo mantiene alta l'attenzione sul tema. Emergenza cinghiali, ancora psicosi sulle strade, il comitato attacca la politica dopo l'incidente che ha visto protagonista il presidente dell'associazione giostra cavalleresca Maurizio Antonini, ma noi sentiamo tutto nel nostro servizio.
Un problema nato da errori di valutazione al momento del reinserimento dell'ungulato e la cui soluzione non può non passare per l'abbattimento, sia esso selettivo o controllato, in quanto la soluzione naturalistica o la cattura mediante gabbie sembrano essere solo deterrenti momentanei. L'episodio dell'ennesimo incidente stradale che ha visto protagonista il presidente dell'associazione Giostra, cavalleresca di Sulmona, Maurizio Antonini, ha riacceso i riflettori sull'emergenza cinghiali. Per Antonini fortunatamente si è trattato solo di una disavventura che poteva però finire in tragedia. Il comitato Terremaiella Morrone torna a suonare la sveglia su uno dei temi che al momento restano irrisolti. Noi di Terremaiella Morrone, spiegano dal comitato, riteniamo che questo è un problema di politica territoriale, per questo continuiamo ad invitare i politici, puntualmente assenti, i quali, secondo noi, non riuscendo a trovare accordi regionalmente rilevanti, preferiscono non intervenire e lasciare alla disperazione cittadini ormai, noi crediamo, pronti alla protesta formale. Torna sulle strade della Valle Peligna la psicosi cinghiali. Nella primavera 2017, in una sola settimana, si sono registrati tre incidenti stradali in seguito all'attraversamento degli ungulati che, fra le altre cose, hanno danneggiato anche il raccolto degli agricoltori. Un fenomeno che non può non essere preso in considerazione. Da tempo soprattutto gli automobilisti lanciano l'allarme. Non sono pochi in effetti gli episodi rimbalzati agli onori della cronaca che raccontano di incidenti stradali, in alcuni casi anche mortali. Riapre al traffico via del Cavallaro a Sulmona, ma si procede a velocità moderatissima. Barbara delle Monache. Abbiamo provveduto al ripristino provvisorio del manto stradale di Via del Cavallaro, che viene nuovamente riaperta alla viabilità. Lo annunciano in una nota congiunta l'assessore lavori pubblici Nicola Angelucci e il presidente della SACA Luigi Di Loreto. Lavori, quelli di Via del Cavallaro, necessari soprattutto dopo che i residenti in 9 anni hanno presentato due esposti in procura per risolvere il problema di una viabilità non sostenibile. I lavori, secondo quanto riferito, hanno riguardato il ripristino del manto stradale in seguito a una complessa e consistente opera di scavo che lascia presumere ulteriori assestamenti. Si tratta di una prima fase di un intervento complesso, pertanto l'attuale ripristino è da considerarsi provvisorio. Non appena il suolo sarà completamente assestato, si provvederà all'ultimazione dei lavori. L'amministrazione pertanto invita gli automobilisti e tutti coloro che transitano in quel tratto di strada a collaborare al fine di consentire il proseguio degli interventi, data la particolarità dell'opera che si avvia alla fase conclusiva. Si raccomanda dunque di procedere a velocità moderatissima e di rispettare la cartellonistica stradale che è stata posizionata sul posto. Una buona notizia, anche se al momento si tratta di una risoluzione provvisoria. I residenti e i numerosi fruitori di quella strada sperano che i disagi siano finalmente conclusi. Un decennio di battaglie che oggi vede tutti stremati. E ora la prevenzione sismica sui banchi, il comitato nelle scuole con il progetto pilota assieme al dottor Ursini. Ma sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Non la solita prova di evacuazione, nemmeno nozioni pratiche e tecniche, di nuovo utile e formativo, studiato appositamente dal laboratorio di sismologia dell'Università dell'Aquila per le future generazioni. Si prefigge questo obiettivo il progetto di prevenzione sismica del Comitato Scuole Sicure di Sulmona, che entrerà nelle scuole con una serie di incontri sul tema. Testimonial della campagna di prevenzione sismica sarà il geologo Elio Orsini. L'iniziativa ha riscosso l'appoggio e sostegno di alcuni dei dirigenti scolastici presenti in città. Il Comitato Scuole Sicure Sulmona inizierà la prossima settimana a calendarizzare con le segreterie delle scuole e il dottor Ursini gli incontri. Grazie di cuore ai dirigenti scolastici Caterina Fantauzzi, Elvira Tonti, Daniela Menini e Massimo Di Paolo per l'interesse dimostrato e la straordinaria disponibilità, rimarca la portavoce del Comitato, Barbara Zarrillo. Una cultura della prevenzione sismica è possibile partendo proprio dalla formazione sui banchi di scuola. Fra quei bambini in effetti potrebbero esserci ingegneri, geometri, tecnici del domani. La scuola apre la prevenzione sismica e il comitato entra nelle scuole, passando dalla protesta alla proposta, anzi ad una vera e propria campagna di sensibilizzazione. E ora i fondi post-sisma a Pratola Peligna, il sindaco Di Nino riferisca in consiglio e l'opposizione che invoca l'operazione Verità. Sentiamo meglio.
È stata depositata questa mattina dai gruppi consiliari d'opposizione Futuro Comune e Pratola Insieme un'interpellanza consiliare congiunta al sindaco di Pratola Peligni Antonella Di Nino, in cui si chiede di dire la verità sulla vicenda dei fondi della ricostruzione post-sisma Pratola Peligni nel prossimo consiglio comunale. A chiedere di fare chiarezza mostrando documenti e ricevute d'invio, insomma mostrando le carte, sono tutti i consiglieri d'opposizione Antonio De Crescentis, Gaetano Di Cioccio, Salvatore Pizzo Ferrato e Alessandra Tomasilli. I cittadini hanno il diritto di sapere, soprattutto se il nostro sindaco ha detto una bugia, fanno sapere dall'opposizione. Ci aspettiamo una risposta chiara e documentata nel prossimo Consiglio Comunale. Per i quattro consiglieri di minoranza si tratta di una vicenda molto spiacevole per il comune di Pratola Peligna e per tutti i cittadini, che finora ha visto il sindaco Antonella Di Nino fornire risposte vaghe e poco puntuali, senza atti e documenti ufficiali. E ora ci spostiamo a Raiano perché vanno avanti i corsi di formazione per gli operatori di protezione civile. Ce ne parla nel servizio Gaetano Trigilio. Proseguono a Raiano i corsi di formazione per operatori della protezione civile. Nella sala convegni del Comune di Raiano si è tenuta una giornata di formazione sullo scenario dell'emergenza, l'importanza della giusta comunicazione e delle informazioni con i cittadini e i conseguenti riflessi psicologici. I lavori sono iniziati nel primo pomeriggio con i saluti del Presidente dei Sindaci dell'Unione Terre dei Peligni e Sindaco di Raiano, Marco Moca. La dottoressa Monica Di Sante, psicologa, criminologa, esperta in scienze delle investigazioni, ha relazionato sull'importanza della comunicazione nella gestione dell'intervento di emergenza. La corretta comunicazione fra operatori, segnalatori di eventi ed istituzioni è fondamentale per evitare errori, come è accaduto un anno fa a Rigopiano, dove persero la vita 29 persone. È stato anche proiettato un video con le immagini dei soccorritori in azione e la trasmissione di un colloquio tra il cuoco Giuseppe Parete, che segnala l'evento catastrofico, ed un'operatrice incredula che arriva anche ad insultare con la frase «La mamma dei cretini è sempre incinta». 18 mi conferma che hanno parlato con il direttore dell'hotel Rigopiano 2 ore fa e non è vero nulla, è tutto a posto. Quindi io non so che dire. Guardi, neanche io, purtroppo la moglie della mamma dell'imbecille è sempre incinta, quindi qualcuno che si diverte, che avrà preso il numero, non so come, e si diverte a fare cose. La dottoressa Nicoletta Romanelli, psicologa, criminologa, ha relazionato sull'emergenza secondo la prospettiva dell'operatore del soccorso. La comunicazione è un qualcosa di fondamentale perché ovviamente non possiamo non comunicare e in ambito dell'emergenza è importantissimo cercare di utilizzare e ottimizzare i tempi, proprio perché l'emergenza è una questione, come dire, di rapidità, di prontezza di intervento. Purtroppo questi errori sono più frequenti di quanto si possa immaginare, proprio perché tendiamo in generale a non considerare pienamente le cose come accadono, quindi è opportuno un training di preparazione anche psicologica, questo per la vita di tutti i giorni, tanto più nell'emergenza, perché l'emergenza si prepara in condizioni chiaramente ottimali. Stiamo proseguendo nella stesura del nuovo piano intercomunale di protezione civile per la gestione delle emergenze e sarà una cosa innovativa in quanto tutto il piano sarà digitalizzato. Ora vediamo come si vota il 4 marzo perché i cittadini e i sulmonesi hanno ancora le idee confuse. Sentiamo nella nostra raccolta di opinioni. Tutti al voto il 4 marzo, ma con le idee un po' confuse, tutta colpa della legge elettorale che ha inserito delle novità sulle modalità di voto che ancora vengono ben assimilate dagli elettori, come dimostra una prima raccolta di opinioni condotta da Onda TG. Se nessuno degli intervistati dichiara di disertare le urne, c'è chi non sa ancora come fare per non incappare nell'annullamento della scheda elettorale. Sì, ci andrò. Sarà un'espressione violenta, ma sarà. Ha capito come si può. Probabilmente penso di sì, c'è nel senso che se si vuole rendere chiaro il concetto e non sbagliare, si deve votare il simbolo. Ci saranno due schede e allora tutto diventa facile, perché chiaramente l'ordine stabilisce chi deve andare. Altrimenti, votando solo per esempio la persona, va solo la persona e viene annullato. Come si vota? Io spero che noi giovani votiamo bene,
Non l'ho capito assolutamente, ancora, perlomeno nessuno me l'ha spiegato, ancora, ma spero che qualcuno lo farà, perché desidero votare. Ma ho capito, perché ho letto un po' e seguo un pochettino la politica, credo che stanno facendo più stupidaggini che per il precedente. Il nuovo sistema elettorale, definito Rosatellum, ha introdotto un sistema misto, proporzionale e maggioritario, e prevede che il Parlamento venga eletto in due modi diversi ma collegati. Un modo viene chiamato uninominale e un modo viene chiamato proporzionale. Ogni scheda sarà divisa in un certo numero di aree separate tra loro, corrispondenti a ciascun partito o coalizione. Si può votare facendo un solo segno, oppure due, basta che entrambi i segni siano fatti nell'area della scheda che spetta un'unica coalizione. È possibile votare un candidato all'uninominale e con un secondo segno scegliere una delle liste che lo appoggiano. Si può scegliere anche solo il candidato all'uninominale o solo una delle liste, ma il voto sarà comunque trascinato rispettivamente anche sulle liste sul candidato. Non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano il candidato che si è scelto. Cambiamo argomento, torniamo sulla FIGC commissariata perché si sfoga Gabriele Gravina. Chiediamo scusa agli italiani. Il Sulmonese era in corsa fino a ieri per la presidenza. Sentiamo nel servizio. Anzitutto bisogna chiedere scusa agli italiani. Queste le prime parole del sulmonese Gabriele Gravina all'indomani dell'assemblea della Federcalcio che ha decretato di fatto l'avvio del commissariamento. L'Italia del calcio resta quindi senza mondiale e senza presidente, un tunnel senza fine quello imboccato dal mondo del pallone, perché dopo 70 giorni dalla caduta di Carlo Tavecchio, causa la mancata qualificazione sciocca a Russia 2018, non c'è una pagina da voltare. Io ho una mia dignità e coerenza che ho messo a disposizione del calcio per anni. Pensare di rinnegare tutto per diventare presidente della FIGC non fa parte del mio modo di interpretare le regole del gioco, ha sottolineato Gravina. La partita andava giocata fino in fondo, ma a un certo punto qualcuno ha deciso di prendere il pallone in mano e di portarselo via. Sibiglia ha dato disposizioni aggaggiandosi a quella che era un'idea di calciatori di votare scheda bianca. Non ci sarà più partita, ha precisato il presidente della Lega Pro. Non stiamo a parlare di proposte di accordo che definisco volgare. Non potevo accettare la presidenza a dispetto di un progetto, di una squadra, di un pacchetto di voti che va oltre la Lega Pro. Non è la sconfitta del calcio italiano, ma la certificazione della sconfitta di una classe dirigente, ha concluso l'imprenditore sulmonese. Tutto da rifare con la palla che passa a Malagò. Accordo fra Olimpia Cedas Sulmona e il liceo Giambattista Vico al via corsi di formazione ma anche scambi culturali con le scuole calcio del Milan. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Una collaborazione con i tecnici qualificati dell'Olimpia Cedas ma anche dei corsi con il Milan e la partecipazione a scambi culturali con scuole calcio del Milan dislocate nelle maggiori capitali europee. E questo è il filo conduttore della convenzione stipulata tra il Liceo Vico di Sulmona e l'Olimpia Cedas per gli studenti dell'indirizzo economico sportivo. Il progetto è stato presentato domenica scorsa in occasione del secondo Open Day del liceo, che si è messo in mostra con la sua ampia offerta formativa, le sue aule e il laboratorio 3.0 dedicato a Fabrizio Di Lorenzo. È un progetto culturale e sportivo che permetterà agli studenti dell'indirizzo motorio di collaborare con i tecnici qualificati dell'Olimpia Cedas, spiega Gino Bianchi, in rappresentanza della compagine calcistica. I migliori ragazzi avranno anche l'occasione di seguire dei corsi che noi tecnici già stiamo frequentando sempre con il Milan Calcio, e sempre i migliori tra i migliori avranno l'opportunità di fare uno scambio culturale con le scuole calcio Milan che sono nelle maggiori capitali europee. Fra le località individuate spicca Valencia. Da quest'anno partiamo con gli scambi culturali anche per quanto riguarda il liceo delle scienze umane, il liceo economico-sociale e il liceo sportivo e il progetto sociosanitario, quindi scambi culturali con alternanza scuola-lavoro all'estero, in modo particolare a Valencia, una città della Spagna che ospiterà, in cui saranno ospitati i nostri ragazzi. Noi naturalmente ci impegniamo ad ospitare i ragazzi di Valencia. Tutto ciò grazie a una convenzione con l'Olimpia Cedas, la società di calcio che ha in serbo per noi bellissime sorprese. Siamo arrivati come ogni sera alla buona notizia del giorno, vediamo qual è.
Piccoli turisti per un giorno alla scoperta di Sulmona. Conoscere fin da bambini la storia della propria città, vivendo in prima persona musei, strade, piazze, monumenti, collaboratori e passeggiate esplorative per conoscere e ammirare il patrimonio storico e culturale che arricchisce la città. E questo è il senso del progetto di didattica che si è concluso con successo, chiamato Arte in Città, patrocinato dal Comune di Sulmona e organizzato da Maria Laura Locantoni, storico dell'arte. Si sono svolti in queste settimane diversi incontri con gli alunni delle medie ed elementari dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice Ovidio, che hanno mostrato entusiasmo ed interesse. Durante le visite guidate interattive e le passeggiate esplorative, gli alunni hanno realizzato anche delle proposte di restyling per la valorizzazione delle antiche porte del centro storico nell'ambito del progetto Sulmona e le sue porte, materiale che verrà consegnato all'amministrazione nei prossimi giorni. Si è trattato di un progetto interessante e importante per i bambini, i quali hanno avuto la possibilità di vivere in maniera partecipata il patrimonio storico-artistico vanto della nostra Sulmona. Per agevolare lo spostamento da un luogo a un altro della città abbiamo messo a disposizione degli alunni anche un pulmino, afferma l'assessore Alessandra Vella, una lodevole iniziativa che ha fornito ai bimbi l'opportunità di comprendere l'importanza e la bellezza dell'arte, così da imparare fin da piccoli la valorizzazione dei siti museali e il rispetto dei monumenti, del bene comune e del territorio in cui viviamo. Ringrazio gli organizzatori che invito a replicare questa bella esperienza, visto il successo dell'iniziativa. Ora torniamo allo sport, però quello giocato, e parliamo di ciclismo con la festa regionale che è andata in scena all'Aquila. Domenico Berlingeri. Ciclisti abruzzesi sugli scudi nelle competizioni delle varie categorie svolte nel 2017. Per i protagonisti di questa disciplina, la giornata vissuta lo scorso sabato all'Aquila è stato un momento di notevole soddisfazione per i titoli conquistati. Grande partecipazione di atleti e società alla festa regionale del ciclismo all'Auditorium del Parco, che è servita per tracciare il bilancio dello scorso anno. Il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Mauro Marroni. Un punto fermo da cui chiudiamo la stagione precedente e apriamo quella successiva. L'evento è stato fortemente voluto nel capoluogo di regione dal presidente provinciale Fernando Ranalli, che ha messo in risalto le capacità del movimento ciclistico della provincia dell'Aquila. Ha dei buoni atleti e soprattutto si distingue per i disabili. Cioè abbiamo una società ciclistica Sulmona, il pedale sulmonese, che sono 3 anni di fila che organizza una tappa del Giro d'Italia dell'Handbike. A rivolgere un plauso agli attori di questa disciplina sono stati i rappresentanti del CONI, nelle persone del presidente regionale Enzo Imbastaro e del delegato provinciale Luciano Perazza. Alla manifestazione è stato ospite Vittorio Marcelli di Magliano De Marzi, che vinse il titolo di campione del mondo dei dilettanti a Montevideo esattamente 50 anni fa. Il mio ciclismo di allora era un altro ciclismo, oggi ha cambiato tutto, sono tutte tecniche diverse, solo che bisogna ringraziare già questi bambini, bisogna dirgli bravi, che hanno preso e intrapreso uno sport molto faticoso. Tra gli ospiti anche l'aquilana Alessandra De Torre, campionessa del mondo juniores su strada nel 96 a Novo Mesto, che di premi in carriera ne ha ricevuti tanti. Uno dei più belli è stato quello del titolo iridato, non tolgo neanche i titoli tricolori, perché insomma la maglia tricolore per un italiano è sempre importantissimo. Poi c'è stata anche la premiazione nella quale sono andata alle Olimpiadi di Pechino. La festa regionale del ciclismo è stata organizzata grazie alla SD Ciclocral, che promuove ogni anno la Gran Fondo Città dell'Aquila. Tra gli eventi di spicco del ciclismo aquilano, che sarà la ribalta anche nel 2018. Quello che ci attende principale è la tappa del Giro d'Italia a Campo Imperatore del 13 maggio, dopodiché la settimana dopo ci sarà la Gran Fondo. Sarà la terza edizione il 20 maggio 2018, speriamo che i numeri crescano ancora di più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto 700 iscrizioni, quest'anno speriamo di superare i 1000. E ora il rugby, una giornata amara, quella di domenica scorsa per il Sulmona Rugby 1967 nel campionato di Serie C2. La squadra Peligna nella gara in trasferta con il Cus Ancona è uscita sconfitta per un solo punto, per via anche di un calcio di punizione fallito nel finale. A vincere la partita sono stati i marchigiani per 16 a 15. In classifica Sulmona si trova ora a meno 9 dalla prima posizione occupata dalle vecchie fiamme dell'Aquila, che sarà la prossima avversaria in casa il 18 febbraio.
E mentre per quanto riguarda il basket, una sconfitta per l'under 18 del Sulmona che punta il dito però contro l'arbitraggio. Vediamo che cosa è successo nel servizio di Domenico Berlingeri. Una sconfitta al tempo supplementare per la squadra under 18 del Sulmona Basket 1956 nella seconda giornata del campionato CSI. Nella trasferta di domenica a San Salvo, i ragazzi di coach Petrilli sono stati superati per 69 a 63. I biancorossi, raggiunti all'ultimo secondo dei tempi regolamentari da un tiro da tre punti da centrocampo, sono stati fortemente penalizzati da un arbitraggio insufficiente e quanto afferma Petrilli, che ritiene il passo falso immeritato. I migliori in campo, Di Cenzo e Di Gregorio, sono stati estromessi dal supplementare, il primo per 5 falli e il secondo per un'espulsione. Per quanto riguarda i falli di Di Cenzo, commenta Petrilli, almeno 3 erano inesistenti, mentre l'espulsione di Di Gregorio è stata totalmente ingiusta. Da rilevare inoltre tanta sfortuna in seguito agli infortuni rimediati durante la gara da parte di Salvatore Di Martino. Nel prossimo turno di domani i giovani sulmonesi affronteranno in casa il Magic Chieti tra le squadre più accreditate del campionato. E chiudiamo con il kickboxing perché arrivano altre medaglie per l'Adinino Team nei campionati interregionali di kickboxing. Oro per Maurizio Presutti, veterano dell'Adinino Team. Oro anche per Federica Santilli, una promessa sulmonese che domina l'intero match. Mario Savoia squalificato negli ultimi 15 secondi dopo aver stradominato il match con 13 punti di vantaggio. Daniele Comparenti esordiente, ottima promessa di Castel di Sangro, però ha perso qualche punto. Lo stesso Matteo Filippi di Sulmona esordiente. Ebbene, davvero tutto per questa edizione. Onda TG torna domani. Grazie per essere rimasti con noi, a tutti voi. Una buona serata, arrivederci.